Ciao a tutti, ci troviamo in compagnia del presidente onorario della Samba Calcio, Fabio De Lillo, a cui chiediamo inizialmente quelle che sono le sue impressioni e le aspettative che può avere da questa esperienza in Riviera. Allora, le impressioni sono senz'altro positive, entrare a far parte di una società così gloriosa come la San Benedettese è il sogno un po' di tutti coloro che hanno il cuore rosso-blu, quindi per me è un momento di assoluta felicità. Nel contempo so che è una responsabilità molto grande, il mio ruolo sarà quello di appunto presidente onorario, di essere insomma d'aiuto alla San Benedettese come penso qualsiasi tifoso possa essere nel suo ambito. Io ho solo avuto il merito di insomma da sempre di amare questa società e di poter contribuire nel aver portato una persona a San Benedetto che avrà il compito di creare una società stabile e duratura nel tempo. Ci tengo a ricordare chiaramente le sue origini, anche se vive in un'altra regione, e quindi anche un ritorno a quelle che sono le sue origini qui vicino alla Riviera. Anche in questo senso il suo impegno è legato anche a questo, ce lo conferma? Sì, io vivo il mio tifo per la San Benedettese in contumacia, nel senso che essendo cresciuto, vissuto e cresciuto e nato a Roma, logicamente insomma, la distanza, seppur non eccessiva, mi porta a non vivere quotidianamente la realtà di questa città, però le mie origini sono qui, mia madre di Monte Prandone, mia nonna era la prima farmacista di Monte Prandone ed è il fatto di passare 4 mesi l'anno quando fin da bambino in questa splendida città mi ha portato a vedere, ad amare la San Benedettese appunto nei tempi gloriosi della Serie B con le amichevoli estive con le squadre di Serie A. Questo naturalmente entra nel cuore, rimane per tutta la vita. Io da tifoso San Benedettese che vive a Roma ho sempre cullato il sogno di poter rivedere la San Benedettese ad alti livelli, di poter dare un mio contributo. Io poi la mia attività politica di amministratore della città di Roma, sono stato 15 anni consigliere comunale, assessore all'ambiente del comune di Roma ed adesso consigliere regionale, mi permette di conoscere tante persone, anche persone che vivono il mondo dell'imprenditoria e io da anni che a tutti coloro che hanno solidità economica, sono imprenditori seri e che ho visto una qualche attinenza col calcio, ho sempre parlato, mi considero un ambasciatore di San Benedetto nel mondo, aver parlato della bellezza di questa città e soprattutto dell'importanza di un ambiente calcistico che qui è veramente un ambiente da Serie A, perché i tifosi sono tifosi eccezionali, non il calore che c'è in questa città verso la squadra si evince non tanto da quando si stava negli anni gloriosi della Serie B, ma anche dopo le continue ripetute cadute che purtroppo negli ultimi 15 anni questa società ha subito con 3 fallimenti, quindi vedere ripartire la propria squadra dall'eccellenza più volte e vedere ugualmente gli stessi tifosi andare in trasferta senza badare in quale stadio andare, in quale città a seguire la San Benedettese e riprova del fatto che gli attaccamenti per l'attaccamento del tifoso San Benedettese verso la squadra va al di là della serie, però questo ci deve responsabilizzare nel dire che i tifosi San Benedettese sono da vertici del campionato di calcio italiano e quindi noi dobbiamo dare assolutamente a questa città, a questi tifosi
costruirsi una società adeguata. Io penso e spero nell'aver creato questa composizione con due azionisti e due insomma proprietari, Gianni Moneti e Manolo Bucci, sono due imprenditori seri, due persone che amano il calcio come ne ho visti pochi e che creeranno e hanno già creato una società solida nel tempo. Questo è quello che serve a San Benedetto, una normalità, una società normale che è mancato negli anni passati, in cui purtroppo, senza voler commentare le varie presidenze, ma si sono avute appunto società non stabili, in alcuni casi anche poco serie, e quindi la stabilità, la normalità porta poi passo dopo passo ad avere degli obiettivi che devono essere assolutamente ambiziosi. Noi siamo la San Benedettese, non possiamo permetterci di vivere e vivacchiare in serie che non ci competono. Noi affronteremo già da quest'anno la Serie D con molta umiltà, con molta consapevolezza. È un campionato durissimo, ma che deve subito vederci ai vertici per lottare per andare nella Lega Pro. E l'ambizione di questa società è di, ripeto, stabilità economica, serietà, e poi ovviamente i risultati devono venire di conseguenza, passo dopo passo. L'obiettivo non lo diciamo, ma è quello che tutti i ragazzi, i signori, anche le persone di una certa età insomma covano da tanti anni, è quello di rivedere la San Benedettese in Serie B. Bene, visto che lei ha ricordato i vecchi fasti della San Benedettese, che molti ricordano, alcuni non li hanno mai vissuti, ha qualche appello da dare ai nostri tifosi? Vede, la cultura calcistica in una città la fa la storia, e la storia non si perde, la storia si tramanda da padre in figlio, da nonno a nipote. È una storia che non si perde nemmeno in poche generazioni. Quando un nonno parla al proprio nipote raccontando le gesta dei chimenti, le gesta di giocatori che poi sono stati alla ribalta del calcio italiano, come Zenga, Tacconi, una storia di portieri che non ha uguali, è stata una fucina di un vivaio dei portieri più importanti insomma, che sono usciti da San Benedetto, con una tradizione incredibile. Queste cose, questi sapori, il vedere a Riviera delle Palme Maradona, Paolo Rossi, il vincere 2-0 in Coppa Italia con l'Inter, il fare 21 anni di Serie B, andare a pareggiare dopo che si perdeva 2-0 a San Siro, sono cose che insomma rimangono, si tramandano, e qui fanno la cultura del calcio in una città, e qui c'è questa cultura che rimane e che quindi il bambino che non ha mai visto Franco Chimenti, non ha mai visto giocare il Milan, la Juve, il Napoli, la Roma, negli stadi, al Ballarino, a Riviera delle Palme, però ha in mente, nel cuore, questi ricordi. Quindi noi a questi ragazzi dobbiamo questi ricordi trasformarli in realtà, ma nel calcio attuale tutto è possibile, lo vediamo in società che piccolissime società che vanno in Serie B, altri quartieri come Chievo che vanno in Serie A. Adesso, senza voler fantasticare cose impossibili, senza voler promettere cose irreali, ma la serietà di una società con una città che con dei tifosi del genere, con uno stadio Riviera delle Palme che se qualora finissero finalmente i lavori, anche con l'aiuto dell'amministrazione, che deve senz'altro l'amministrazione comunale insomma starci vicino, perché insomma seguire una squadra di calcio è un fatto sociale, perché tanti bambini e tanti ragazzi possono nello sport vedere veramente un momento sano per poter crescere. Bene, quando si hanno questi ingredienti, tutto è possibile, e quello che mancava è una società seria. Abbiamo due presidenti, Moneti e Bucci, che sono economicamente solidi, hanno le idee chiare, sono ben organizzati, hanno sportivamente parlando le idee chiarissime. Già da quest'anno
la squadra è pronta per fare il grande salto. Quindi io ritengo che ci siano veramente, insomma, gli ingredienti per poter dire alla città che finalmente il calcio sammettese sarà un calcio tranquillo. E poi ci siamo anche noi che io, la mia funzione qui è di dirigente e di tifoso, quindi io metterò in atto tutto ciò che è possibile, le mie conoscenze romane, nazionali, per poter portare nuove risorse nella città, per poter stimolare e far sì che gli amministratori facciano il loro compito. Non dobbiamo avere nessun tipo di favoritismo, vogliamo che l'amministrazione comunale, come in passato ha fatto e come spesso fa, ci sia accanto, che la provincia, che ancora insomma è presente con determinate competenze, la regione, siano a servizio di una realtà fantastica del calcio marchigiano, che è stata una realtà e dovrà essere una realtà del calcio italiano. Benissimo, noi ringraziamo il presidente per la sua grande disponibilità. E ci auguriamo che questi grandi propositi si avverino per noi e chiaramente per la città e per tutti i nostri tifosi. Io tu vuoi aggiungere qualcosa, sì, per terminare? Solamente ringraziare voi e ringraziare tutti gli organi di informazione di questa città, perché c'è un grande interesse, l'interesse è importante sia nei giornali, quotidiani, i free press, le televisioni, che sono importanti. No, l'appello che devo lanciare è anche al mondo produttivo della San Benedettese, che è un mondo, appunto, il marchigiano, la persona il marchigiano è un gran lavoratore, è una persona che insomma fa tornare i conti anche nelle aziende e che quindi logicamente insomma fa bene i conti, però reinvestire, tornare a credere, investire sulla San Benedettese anche con sponsorizzazioni, con sostegni, non che la nuova proprietà ne abbia assolutamente bisogno, ma velocizzerebbe questo, insomma, questo ritorno ai vecchi fasti. Quindi io veramente chiedo appunto agli imprenditori San Benedettesi di tornare a investire su San Benedetto, sulla San Benedettese, con sponsorizzazioni, contributi, perché questo renderebbe ancora più solida una società che è ormai solida. Però insomma, non esiste una società di una città in cui a investire siano solamente persone che vengono da lontano. No, insomma, è giusto che tutti facciano la propria parte. Questo insomma è un appello che mi sento di fare a tanti amici che insomma io conosco, che sono cresciuti con me, che hanno avuto successo nel mondo del lavoro. Insomma, crediate finalmente in una San Benedettese che stavolta insomma è una San Benedettese solida, solidità solida, insomma, continuando ad investire, perché solamente tutti insieme, con tutti i tasselli della città, possiamo veramente ritornare a realizzare un grande sogno. Chiaramente in tempi più brevi, quindi questo accelererebbe, come diceva, il processo di attivazione di questi propositi. Insomma, guardi, io capita appunto, perché io parlo di San Benedetto a 360 gradi a tutti coloro che incontro nella vita quotidiana, mi trovo a parlare di questa bellissima città, e vede, succede che chi conosce San Benedetto città ne rimane innamorata per la sua bellezza, ma non tutti la conoscono, mentre tutti da bambini hanno attaccato le figurine della San Benedettese e sanno che la San Benedettese è un passato glorioso. Appunto, la San Benedettese Calcio può essere anche un veicolo di successo per gli altri aspetti, per il turismo, per il mondo imprenditoriale. Essere San Benedetto e avere un'azienda a San Benedetto ha ancora più risonanza se il calcio San Benedettese tornasse nelle serie che li competono. Per TM Notizie, Cosimo Guadalupi.